Salve, fratelli! Salve! Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io? Chi lo conosce? È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Camposecco, Far West, mamma mia, perché è un sogno conosciuto. Si apre un orizzonte totale, si apre il cinema di un grande regista, Enzo Barboni e Dick Kruger. Come dimenticarci Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità. Grazie, signore. Ah, lascia perdere. Stavo rendendo grazie al signore, sceriffo. Oh. Soon I know you'll be changing your mind. When you see him, use a gun, boy. When you see him, use a gun. Nessuno ci assalirà, ve lo dico io. È vero. Tanto amato, allegro, un cowboy spensierato qui con mitra che uccide parecchie persone. Un contrasto netto. Infatti, quando il film uscì, non fece successo, in quanto che era considerato un filmetto. Bolognini ci ha avuto l'idea di vendere il film a Misiano. Misiano se lo comprò. Terenz aveva fatto successo con gli altri film e lo fece distribuire di nuovo e fece un buon successo. Inseriti nel contesto della guerra di secessione. Il terzo film è western di Sergio Leone, dove lui è migliorato in maniera esponenziale. Dopo aver montato per qualche dollaro in più, Sergio Leone però amava, dice adesso che faccio un nuovo film, è buono, brutto e cattivo, voglio che il montatore stia in Spagna insieme a me. E infatti lui la prima parte del film è buono, brutto e cattivo, fu girato in Almeria. Il tenente, orgoglioso di stare dinanzi al direttore, gli chiese se lui poteva dare il segnale per fare esplodere il ponte. Sergio Leone dice sì, lo faccio volentieri, tu puoi dare il segnale. Dice basta che tu agiti al paruelo e fanno esplodere il ponte. E il tenente orgoglioso disse, allora direttore, basta che io faccio così e il ponte. Non ha fatto in tempo a dire il ponte esplode,
che già era esploso. Leone non aveva il coraggio di girarsi per vedere il ponte che era esploso. And we didn't know that up on the hill. We thought, oh, they've blown up the bridge. Now that's quite spectacular. And then all of a sudden, Sergio comes walking down the road and he's booming. He's absolutely red. I just leaned over and jokingly said to Eli Wallach, I said, they probably didn't have the cameras rolling. And sure enough, Sergio comes out and he's going, and he starts swearing like mad. Ricordava tutta la scena del ponte, della guerriglia che c'era tra nordisti e sudisti. A poca distanza, al colle sopra dove stavano girando il ponte, stavano costruendo il cimitero. Che emozioni hai provato quando per la prima volta hai visto il cimitero finito? Rimasi sbigottito, perché dissi: come si può fare per finzione creare un cimitero così bello? Una cosa che mi rimarrà impressa è il più bel connubio che esiste tra scena, tra immagine e musica, che rimarrà nella storia del cinema anche tra mille anni. Forse queste persone che accorrono non vogliono rimanere nella storia anche loro. Il grande Eugenio Laviso, montatore della pellicola e l'autentico conoscitore di Sergio Leone. Sei figlio di una grandissima puttana!